Abbiamo scelto di parlare di un settore particolare della direttiva Bolkestein, cioè la sua declinazione nella chiave dell'ambulantato, tutte le attività produttive dell'ambulantato. Quello che secondo me è importante che il governo recepisca è che è stato fatto un grave errore considerare il terreno sul quale insistono le attività di ambulantato come risorsa naturale piuttosto che come suolo pubblico, perché questo dal punto di vista legislativo dà luogo a tutta una serie di leggi e normative che permettono alla piccola e media impresa di poter continuare il suo lavoro. Un altro settore, un altro articolo che noi dovremo assolutamente stralciare è quello che riguarda l'ingresso delle società di capitali all'interno del sistema delle licenze, perché questo significa veramente esautorare completamente queste piccolissime imprese da tutto un sistema di attività produttiva che viene consegnato nella mano dei grandi, delle multinazionali. Noi abbiamo in mente i Titali, che su questi giorni è sulla cresta dell'onda, ma potremmo dire moltissime altre. Il tessuto economico e sociale della Toscana sono le piccole, piccolissime e medie imprese. Noi dobbiamo tutelarlo anche dalla direttiva Bolkestein, che come tutte le leggi ha sicuramente degli spunti positivi che ci possono portare davvero dentro l'Europa, ma che se recepita in maniera errata e dannosa per le attività produttive è un boomerang potentissimo, e per questo ci opporremo a livello di Camera, di Senato e in Regione in tutti i modi possibili a difesa di questi lavoratori.